Sono qua con Foxy perché oggi mi ha detto: sai cos'è l'applicazione in segreto? Gli faccio chiaramente no, cos'è? E lui mi ha detto che è un'applicazione dove la gente scrive i suoi segreti in anonimo. E mi ha detto che ce ne sono molti su di me e molti strani che io non ho ancora letto. Anche su tua sorella. Aspetta, non ho ancora letto neanche Divano. Scusa, non mi conosco. Chiudiamo il video. La prima è ragazza di 16 anni che scrive... Ah, ragazza, non ragazzo. Ragazza. Mi piace strusciare le mie parti intime sul mio gatto. Mi soddisfa molto più del mio ragazzo. Però, allora, le cose sono due. O il suo ragazzo sei tu. No. Non ci sono spiegazioni. Ra, io ti dico che è soddisfacente. Sto scherzando. Passiamo alla prossima. Ma che... Allora, questo video, ragazzi, ve lo dico, sono già un po' così. Comunque, andiamo avanti. Donna di 22 anni. Ok. Ci sono donne che continuano ad allattare i figli che ormai hanno messo i denti perché nel trago... Ne ho visto un altro giorno... No, aspetta. Allora, te lo spiego io in breve. No, fra, non è che sono... Ho capito, ci sono donne che anche se i figli sono grandi continuano perché hanno i denti, gli provoca piacere. Foxy, ma tu, ma ne ho visto uno l'altro giorno sugli shorts di YouTube. Fra, ti giuro. Fra, andiamo subito sugli shorts. Allora, se siete delle ragazze e volete fare un po' di views, No. Sentite i consigli di Zerbi. E se volete l'approvazione del video, me lo mandate in direct. Sto scherzando, chiaramente. Zerbi non figlia su Instagram. Donna di 20 anni. Continuo a pensare alle tette della mia migliore amica e al fatto che vorrei assaggiare. Ma fra, ma che cazzo hai scelto? Ma se tu vai avanti ti potresti scandalizzare. Cioè, vera, qui la situazione è molto grave. Comunque andiamo avanti. Oh, su di me è questa. Bra, Zerbi è lo youtuber che secondo me è il più piccolo. Ma che cazzo? Secondo me questa qui è quella che ha più ragione di tutti. Zerbi è lo youtuber che secondo me è il più piccolo di tutti i suoi amici. Allora, le cose sono due. O questo qui non conosce i miei amici, o come mio amico non conosce te. Perché se conoscesse te, saprebbe chiaramente che non sono tra il mio gruppo di amici quello che... Dobbiamo fare un test? No. No, aspetta, qua sei su crazy. Uomo di 52 anni. Mio figlio guarda sempre video di questo crazy man. Scritto male, in cui urla. Le sue urla coprono me e mia moglie ogni notte mentre facciamo sesso. Bra. Ma che cosa ti potrebbe essere una cosa fattibile. Cioè, quindi fai capire, i genitori gli lasciano permettere al figlio di guardare i video di Crazy Matt la notte urla. Solo perché, cioè, secondo me magari li revisionano prima. Se urla glieli lasciano vedere, se no no. Vabbè, ma tanto non serve revisionare perché urla in tutti i video, ok. Uomo di 22 anni. Se il mio... Dai, fra, ma cosa mi hai scelto? Fra, l'ho trovato online. Se il mio c***o potesse parlare, mi chiederebbe pietà per quanto lo sia. Soprattutto nei video di Cappe Gaia. Cappe Gaia. No, fra, qui c'è qualcosa che... Qui c'è qualcosa che non va. Uomo di 19 anni. Da piccolo pisciavo nelle piante di mia nonna quando nessuno guardava perché pensavo gli facesse bene. Vabbè, fra, questo sta male. Cioè, ma che cavolo. Cioè, fra, la sintesi clorosintesi clorofine. La pioggia fa crescere. Vabbè, ragazzi, dai, io non ero a scuola. Anche... Non ero bravo, ragazzi. Sì, vai. Più o meno, vai. Però è così. Più o meno la foto, sì, sentite, ragazzi, così. Funziona così. Ok, questo qui è un idiota, chiaramente. Questo. Andiamo avanti. Uomo di 32 anni. Oddio. Ho letto già Sara Esposito. Oggi ho visto Sara Esposito. La sorella di Zerbi in centro alla scaldina. E fin qua va bene. 32 anni. Fin qua non, sì, vabbè, ok. Ok. Quanto me la vorrei fare anche se piccola, ma l'età non conta. L'età è solo un numero. Sì, fra, può essere anche un numero, ma finché... No, cioè, posso capire uno di 20 anni, 25... No, ne ha 25, no, 20, 18, 20, masse, proprio 32 anni. Quanto me la vorrei fare anche se piccola, uomo di 22 anni. Io mi tocco tranquillamente per fatti miei nel letto, il commesso dell'Ikea... No, non ho capito. No! No! Nel letto dell'Ikea! No! Ragazzi, quella situazione è molto grave. Io ho fatto anche un video all'Ikea dove provavo i letti. Pensa solo se uno di questi letti era un letto di provati da questo qui. Ragazzo di 16 anni, l'altro giorno... Ah, basta, Sara Esposito! Fra, ti giuro, tutti Sara Esposito erano! L'altro giorno ho visto Sara Esposito su TikTok, da quello... Dai, fra! Ma chi cavolo? Fra, togli! Non si possono togliere in segreto. Uomo di 22 anni. Vai. Ok. Mi piace provare abiti da cerimonia da donna senza comprarli. Mi faccio le foto per vedere come sto. Ci sta? Vabbè, allora, uno può avere gusti diversi, effettivamente. Ok, spendere 2000 euro per un vestito di sposa per poi provarsi a fare foto. No, vabbè, lui non ha detto che li compra, senza comprarli. Ah, ok. Non li compra. Non ce li scegli tu e non sai. Assurdo. Non li compra. Però esatto, non li compra. Vabbè, dai. Ognuno, ragazzi, può avere i suoi gusti. Ci sta. Ricorda, se nel letto ci sono quattro palle, il nemico ce l'hai alle spalle. Noi due stanotte.
ragazzi, ci dissociamo ovviamente, non siamo assolutamente contro, però nel nostro caso diciamo che potrebbe essere così. Nel nostro caso potrebbe essere così. Ragazzi di 14 anni, ok, Giopo, secondo me Luca Esposito si fa gli sostenti stupefacenti durante i video, sembra tutto più ma che c'ha ragione, c'ha ma cosa scegli? Ma che? Allora ragazzi, questa cosa non è assolutamente vera. Cioè, da mettere in chiaro, ragazzi, io sono completamente contro a qualsiasi tipo di droga. Quindi mi raccomando anche voi, ragazzi, non drogatevi che fa male. Ragazzo di 16 anni. Okay. Ma perché? Quando io leggo ragazzo di 16 anni penso che sia qualcosa come ma no, ma... Quando penso persona di 40 anni è qualcosa di imbarazzante. Vabbè, vai. Pagherei di tutto per farmi schiavizzare dalla sorella di Zè. In sfoghi, l'ha messo nella sezione sfoghi. Allora, io ti dico una cosa. Dico una cosa, questo cioè può anche essere accettabile, nel senso 10.000 euro, 5 io, 5 lei, perché comunque hai trovato il contatto. Ovviamente. Secondo me è più che onesto, ragazzi. Due a me che ho fatto da intermediario. Tu non hai fatto niente. Mi piace troppo l'amico di Zerbi, Real De Alex. Quanto avrei. Dai, fra. Allora ragazzi, in segreto è un po' strano, è un posto un po' strano in segreto, però cioè un po' troppo. Scrivere allora Alex, Real De Alex, se stai vedendo questo video, ragazzi, per chiunque non lo sapesse chi è Alex, è esattamente lui. Beh ragazzi, Alex, beh, ragazzo, se sei interessato, esatto, ti passiamo il contatto di che noi non ce l'abbiamo il contatto, lo troviamo in qualche modo. Troviamo, sì. Prima di lavarmi mi piace usare la shell buzz. Ma questa sta male. Ma che No, no, ma questa non la voglio neanche leggere. Ma che cazzo? Imbarazzante la cosa. Cioè, messo, sì, ma sono dei medici un po' strani, passiamo avanti, andiamo avanti, ok. Sono un italiano, tifo il Marocco ai mondiali. Sono l'unico. Sì. No, no, non è vero. No, ragazzi, non è vero. Allora, non è vero, perché ci sono molti miei amici italiani che tifavano il Marocco. Ho incontrato il papà e la mamma di Zeb in un hotel. Avevano la stanza accanto a loro. La notte sentivo il letto muoversi sempre. Magari stavano facendo il terzo figlio. No, fra questo qui. Gli hai scritti te. No, fra, sono sicuro che gli hai scritti te. È impossibile, fra. Come, allora, non è che è impossibile, però. E poi una donna di 19 anni come faceva a sapere? Allora, ma vedi che nell'hotel quando tu esci dalla camera, come facevano a sapere che erano i miei genitori? Una di 19 anni. Ma perché anni. Nell'hotel quando tu esci dalla camera magari per la no, come ha fatto a riconoscerli? Una di 19 anni come fa a conoscere i miei genitori? Sì, vabbè, potrebbe essere, dai, potrebbe essere. Donna di 19 anni. Vai. Sì, raga, ma non è possibile che tutte le volte che vado a Palermo il mio stomaco si blocca e non riesco a cagare. Ma perché cos'è che c'è a Palermo? Non lo so, boh. No, cos'è che c'è a Palermo? Perché cosa vuol dire, ragazzi, questa non, cosa? Non ho idea. Cioè, cos'è che c'è a Palermo? Cos'è che si mangia a Palermo? Boh, magari gli stanno un po' antipatici i siciliani. Vabbè. No, ragazzi, non sono strabravi. Questa donna, sì, sono strabravi, però questa non la stanno antipatici. Vai. Vabbè, ragazzo di 16 anni, qualcuno mi manderebbe su Instagram le foto dei piedi di... Ma che... Allora... 100 euro a foto. 200. 200 euro a foto, è onesto. 200 entrambi, ragazzi, vai. 200, esatto. Scrivete a me, però. Ok. Ragazzo di 17 anni. Sono convinta che il papà di Zerbe sia un rimorchiatore seriale e abbia 5 tipi di nascosto a sua moglie. Ma che... No, fra, questi li hai scritti te per forza. Ma come faccio a scrivere io? Ma che ne so, fra, sono assurdi. Chiamiamo tuo padre e chiediamo se ha 5 tipi di nascosto a tua madre. E al lavoro.